La nostra attesa finalmente è arrivata al suo compimento. In attesa di incontrarti, questo è stato il ritornello che ci siamo ripetuti in queste domeniche. In attesa di incontrarti. Sì, perché una volta di più abbiamo sperimentato come il Signore, attraverso il cammino dell'anno liturgico, chiami la sua Chiesa con una pedagogia fantastica a seguirlo e a rinnovare quei sentimenti più belli e profondi che stanno nel cuore di ciascuno e che si esprimono anche nella fede. Sì, perché la fede ha bisogno di essere radicata nell'umano ed esprimersi nell'umano. E allora, come tutti gli incontri con le persone care, anzi amate, hanno bisogno di essere preparati, hanno bisogno di riscoprire la bellezza dell'incontrarsi. Ecco, così anche noi, in questo periodo, ci siamo impegnati. Ci siamo impegnati per arrivare oggi, giorno di Natale, a vivere nel modo migliore questa giornata. Una giornata quindi che è culmine e che è fonte. Culmine del nostro cammino, della nostra attesa, ma anche fonte di una pagina nuova del nostro cammino, di una tappa nuova. Quali sono i sentimenti che ci devono animare? Beh, tutti saremmo capaci di dire che la pace, la serenità, la gioia sono i sentimenti del Natale, ed è vero. Però io vorrei, attraverso tre espressioni, che raccogliessimo un po' le nostre intenzioni e, perché no, anche il senso di questo nostro Natale. La prima espressione è quella dello stupore. Sì, perché se nel Natale noi non ci stupiamo, non cogliamo la bellezza del Natale. Sì, perché il Natale ci sorprende sempre, come ha sorpreso l'umanità, che pure era in attesa. Tutti attendevano il grande re, quello che doveva venire con potenza, con gli eserciti a salvare l'umanità. Ed è nato un bambino, in una capanna, ed è nato in una semplicità, in un'essenzialità, in una povertà che nessuno si immaginava. È stata un'autentica sorpresa. E soltanto il cuore semplice dei pastori, o il cuore semplice, anche se ammantato di nobiltà, dei magi, hanno saputo cogliere con stupore questo. Lo stupore di vedere una stella, lo stupore di cogliere qualcosa di straordinario che avveniva. E allora dobbiamo stupirci in questo Natale, ma non solo. Di fronte a questa capanna, di fronte a questo bambino, a questo Dio fatto uomo, dobbiamo emozionarci. Sì, il Natale è emozione, se no non è Natale. Perché ogni essere umano, di fronte alle cose che contano, si emoziona. Se no, lo sappiamo, lo diciamo anche, si rimane freddi, indifferenti, e questo davvero è la distruzione dell'espressione più bella del nostro essere umani. Emozionarci è proprio di noi esseri umani. E davanti a questo avvenimento, a questo mistero d'amore, dobbiamo emozionarci. Senza timore della nostra età, non è solo per bambini il Natale, anzi, è solo da adulti che si comprende fino in fondo la ricchezza di questo momento così importante. Di questo avvenimento che si rinnova nella nostra vita, nel nostro cuore, nelle nostre comunità e che così rinnova il mondo. E infine un'ultima espressione. Dobbiamo ringraziare. Sì, questo è il giorno in cui ringraziamo. Quando incontriamo una persona, la gioia, lo stupore, l'emozione, ma poi la gratitudine. Che bello! Rendiamo grazie davvero, come hanno fatto i pastori, come hanno fatto i magi, ritornando poi nella vita di tutti i giorni. Il Natale non è una grande luce che si accende e poi si spenge. È una luce che inonda il mondo e non si spenge mai. Di questo dobbiamo ringraziare il Signore. Dio davvero è l'Emmanuele. È venuto ed è con noi e non ci abbandona mai. Auguri, buon Natale.